È una misura che ci permette di utilizzare i fondi europei, quindi sono i fondi che ci dà l'Europa, il Fondo Sociale Europeo. Abbiamo pensato a una misura a quale teniamo molto, in particolare a chi? A tanti giovani, tante microimprese, anche tutto il terzo settore, i disoccupati di lunga durata, tutti i soggetti deboli. Deboli che intendiamo? Che hanno buone idee, quindi non sono deboli dal punto di vista delle idee e della volontà, ma lo sono perché non hanno la forza di andare in banca, non hanno quella che viene detta la bancabilità, cioè la forza di poter andare in banca e chiedere e dare garanzie per avere le risorse per far partire un'iniziativa. Sono per ora 65 milioni di euro, abbiamo già approvato una delibera che se le cose vanno bene possiamo arrivare a 100 milioni di euro. È una risposta al momento di crisi e a tante tanti piccole realtà che possono garantire nuovi posti di lavoro e nuove attività di qualità. Noi facciamo una scommessa seria e significativa. La dignità e la credibilità delle persone, di quelli che non hanno opportunità di lavoro, che non hanno risorse, ma hanno il proprio impegno personale. Noi scommettiamo su di loro, perché senza garanzie e senza interessi prestiamo del denaro, nella consapevolezza che anche questa terra ha figli sani, ha persone che, avendo finalmente un'opportunità, possono crescere con serietà e con onestà. Quindi io penso che molto di questo denaro che noi prestiamo possa tornare indietro, essere a disposizione di altri che verranno dopo, perché il tema della credibilità di un popolo è anche quello dell'impegno, come noi stiamo provando a fare.